così. Guarda che può bastare. Non lo staccherebbe un uragano. Senti, ti sentiresti meglio se ne parlassi. Parlare di cosa? Di quello che ti affligge. Non sono afflitto. Oh, bene. Davvero? Non ho niente. Oh, d'accordo, sì, ho un problema. Già, l'ho notato. È così evidente? Sì, lo sta diventando. Tu ritieni che sia possibile, non lo so, fare finta che non sia così evidente? Beh, vediamo se vuoi. Possiamo fare finta di parlarne. Vuoi veramente che lo faccia? Va bene. Va bene. Diciamo che, tanto per il gusto di discutere, io mi si è cacciato in una situazione impossibile. Che io, sempre parlando per ipotesi, mi sia innamorato dell'unica persona al mondo di cui non avrei mai dovuto innamorarmi. Cosa mi diresti di fare? Ti direi che le situazioni impossibili diventano possibili solo se si fa qualcosa in proposito. Ah, come per esempio andare a dichiararmi sapendo che scoppierebbe a ridermi in faccia? È un'idea grandiosa. Chi ti dice che reagirebbe così? So da fonti attendibili che il mio fascino selvaggio non ha molte chance di fronte ai suoi gusti raffinati. Diciamo la verità, c'è scritto Ducky sulla mia fronte. Ducky? Sì, Ducky. Il miglior amico di Molly Ringwald, te lo ricordi? L'innamorato non confesso. Ed è l'unico a farla star bene con se stessa. Ed è lui che l'accompagna a saccheggiare tutti i negozi della città, che le offre la sua spalla perché possa sfogare le sue pene d'amore e che la porta al ballo annuale. Dove lei lo molla per un altro ragazzo. D'accordo, la domanda è, Paisy, questa ragazza per la quale, diciamo, hai maturato questi sentimenti, le stai vicino proprio come ha fatto il nostro amico Ducky? Oppure il fatto che sei innamorato di lei ti impedisce di essere quello amico che dichiari apertamente di essere? Io so solo che fa male. Questo significa che non si può più fingere.